Bella regà, se avete bisogno di crediti mi raccomando passate dal link in descrizione, trovate igvolt.it, naturalmente piccolo sconto con il codice DAV. Bene, oggi affrontiamo un argomento veramente importante. Per più del 50% della mia vita io ho calpestato un campo da calcio. Sembra veramente un'eternità, ragazzi, ma per me vi assicuro che è stato forse troppo poco. Però tutti ragazzi sono Davide Dovuti in questo nuovo video. Ragazzi, come promesso, siamo qui con un altro video in cui vi andrò a raccontare la mia storia calcistica nella vita reale. Prima di iniziare però vi voglio rubare subito qualche secondo per dirvi ragazzi che è uscita un'applicazione che proprio riguardo al calcio dilettantistico, quindi alle squadre in cui giocate voi con i vostri amici, con i vostri compagni appunto di squadra, e si chiama Tonser. Questa applicazione, ragazzi, che state per vedere in questo momento, vi illustro in pratica in che cosa consiste. Accediamo con l'account di Facebook, è facilmente scaricabile sia da Android che da iOS, quindi ragazzi, semplicissimo. Accediamo con Facebook. Perfetto, ragazzi, vi illustro quindi il suo funzionamento. Abbiamo fatto l'accesso con Facebook e in questo caso ci chiede di trovare la nostra squadra. Naturalmente io ho già aperto l'applicazione, quindi non ci sarà più la schermata in cui vi chiederà se sarete giocatore, allenatore o osservatore. Naturalmente bisogna selezionare giocatore se come me lo siete e andiamo a cercare quindi la mia formazione. Io mi sono aggiunto ad una squadra al quale ho giocato parecchi anni fa, ragazzi, di cui vi parlerò più tardi, che è l'Enotria. Magari qualcuno di voi la conosce, magari qualcuno di voi ci gioca. Nel momento in cui si cerca, ragazzi, si può o aggiungersi se è una squadra già esistente oppure addirittura andarla a creare personalmente. È molto figa, ragazzi, questa app perché ci si può appunto veramente sbizzarrire e andarsi a fare i cavoli delle altre squadre e dei vostri amici, naturalmente, dove andranno personalmente ad aggiornarsi i propri gol, i propri assist, le presenze, chi è il migliore in campo, i risultati delle partite e tutte le classifiche, naturalmente, dei gironi di appartenenza. Tra l'altro è possibile andare a formare sia la formazione che il risultato delle partite, quindi potete aggiungere gli ultimi risultati per aggiornare l'intero campionato e naturalmente l'intera giornata che si è appena conclusa. Naturalmente all'interno di queste partite create potete andare a aggiornare con tutti i gol e gli assist segnati da te e dai tuoi compagni, quindi assolutamente ragazzi molto molto precisa in tutto ciò. L'ultima cosa ragazzi, come vedete in alto a destra nella sezione squadra è possibile andare ad invitare tutti i propri compagni di squadra, quindi ragazzi andate a scaricarla, invitate i vostri amici e naturalmente personalizzate la vostra società, i vostri dati personali e fate che così venga fuori una bella applicazione dedicata finalmente al calcio giovanile e al calcio dilettantistico. Perfetto ragazzi, quindi veniamo a noi. Ed eccoci qua con la mia storia calcistica. Vorrei che qua sotto nei commenti, ragazzi, mi scriviate da quanto tempo giocate a calcio, le vostre società dove avete giocato, se avete giocato in delle società veramente forti, squadre di serie A, B, C, comunque il vostro percorso e magari anche il vostro ruolo, sempre qua sotto nei commenti. Ho qua con me, ragazzi, dei fogli di giornale ritagli veramente vecchissimi, il più vecchio è del 2005, sono passati ben 12 anni, ragazzi, più vi farò vedere tutte le mie foto, diciamo un po' di foto, ecco, soprattutto quando ero più ragazzino, e quindi vi descriverò in pieno la mia carriera appunto di calciatore, tra virgolette. Ragazzi, la mia esperienza parte al Sant'Albino San Damiano, è una società abbastanza piccola, comunque di un paesino, diciamo che appartiene a Brughiero dove io abito, quindi diciamo che non era una grandissima società, però diciamo che ci divertavamo parecchio. Ho iniziato molto tardi a giocare, devo dire, perché rispetto agli altri ragazzini che iniziavano all'età di 5-6 anni, io ho iniziato tra i 9 e i 10 anni, quindi ho iniziato parecchio tardi. Ho iniziato appunto in questa società, ragazzi, in cui ho giocato veramente poco, perché 6 mesi dopo, ragazzi, appena iniziato, è arrivata la chiamata della prima squadra. Ed era il Calcio Como. Ragazzi, il Como in quel momento era in Serie A, quindi era veramente una squadra veramente veramente forte. Andai insieme ad un altro mio amico che conosco tuttora e che è veramente un grande ragazzo. Insieme giocammo appunto
giocavamo appunto a San Damiano e andammo al Como a fare questo benedetto provino. Lui era veramente fortissimo, ragazzi, eh. Io avevo appena iniziato, avevo qualche dote, ma ancora non sapevo un cazzo. E feci veramente un provino, forse uno dei provini più brutti della mia vita, e fui scartato dal Como, proprio come fece Messi, tra l'altro, eh. Coincidenze? Non credo. Poi Messi ha fatto il suo percorso, io sono finito qua, però vabbè, questi sono dettagli. Lui invece fu preso, ragazzi, meritatamente, assolutamente, perché era veramente un fenomeno e poi fece anche abbastanza carriera, tra l'altro anche giocando in squadre comunque alte, sicuramente in Serie D con squadre anche che fecero la C ai tempi. E io, ragazzi, tornai al mio San Damiano, dove continuai per altri 2 anni e mezzo fino ad arrivare al terzo anno di calcio, in cui, ragazzi, feci qualcosa veramente di assurdo. Io giocavo i primi 2 anni, ho giocato come terzino, quindi feci il mio provino al Como come terzino, e poi decisi così di cambiare ruolo. Non so se io o il mio allenatore ai tempi, non mi ricordo. Comunque, ragazzi, ero veramente piccolo, avrò avuto penso 13 anni, e giocai al centrocampo e feci ben 26 o 28 gol, non mi ricordo, quell'anno, che era qualcosa di assurdo, ragazzi. E arrivò la chiamata di un'altra squadra, quella delle Notria, al quale feci il provino, ragazzi, tutto a posto, superato, passato, insieme a nessuno questa volta, quindi l'unico che è stato chiamato ero io, e passai ufficialmente, ragazzi, alle Notria, e mi arrivò questa lettera che ancora tuttora tengo, visto che, non so, questi ricordi un po' mi piaceva sempre tenermi, quindi. Perfetto, dopo che è arrivata la chiamata delle Notria, ragazzi, incominciarono veramente qua a farsi cazzi duri, perché le squadre qua, ragazzi, erano non 3 spanne, 10 spanne sopra quelle che affrontavo nella mia vecchia squadra, ragazzi. Squadre come l'Aldini Bariviera, non so se la conoscete, Accademia Inter, il Cimiano, veramente, ragazzi, squadre veramente forti forti. Adesso vi faccio vedere, tra l'altro, qualche ritaglio di giornale, intanto che io parlo. Ad esempio questo, in cui feci una delle mie prime partite, visto che era ottobre, sì, del 2006, ragazzi, giovanissimi regionali del 93, contro l'Aldini, che vincemmo 2-1, ragazzi. Tra l'altro ero anche titolare, quindi veramente tanta roba, ragazzi. Perdavamo al 20esimo 1-0, e poi, ragazzi, con la doppietta di un grandissimo Gian Gasco, che era attaccando veramente tanta roba, ragazzi, vincemmo 2-1 quella partita, e fu una delle partite più belle e indimenticabili di sempre, tra l'altro anche da titolare. Poi, ragazzi, un'altra fondamentale è stata quella del mio primo gol, appunto, in questa squadra, in una partita contro il Pogliano, in cui vincemmo 3-0, e fui veramente, penso, il ragazzo più felice della terra in quel momento, perché, ragazzi, l'emozione di segnare in una squadra così, in un campionato così, in un ruolo che non era più il mio, perché non giocavo più da centrocampista centrale, ma giocavo più esterno, giocavo più in fascia, quindi per me era tutto nuovo, ragazzi, e vi assicuro che ho corso più lacche in tutti i miei anni di carriera, forse gli allenamenti più pesanti in assoluto. Feci un anno, ragazzi, là, in cui appunto incontrai veramente altre squadre, come per esempio questa, in cui battemmo 2-1 l'Aldini, e veramente, boh, tanta roba, ragazzi, non so, quella partita è veramente assurda. Feci un anno, ragazzi, poi arrivò un altro ragazzo nel mio stesso ruolo, che però arrivava dall'Inter anziché da San Damiano, e purtroppo non c'era forse più spazio per me, quindi decisero di mandarmi in un'altra squadra. Decisi io però quale squadra, visto che avevo richieste veramente da tantissime società, perché comunque le Notre è una delle squadre, tra virgolette, nel panorama giovanile più forti, diciamo, della Lombardia, quindi chi giocava lì aveva bene bene occhi addosso per eventuali trasferimenti. Quindi ragazzi, mi trasferii e andai nel mio amato Brugherio, non San Damiano, che faceva parte di Brugherio, che è una frazione di Brugherio, ma il vero e proprio Brugherio. Feci probabilmente 2 mesi, neanche, ragazzi, di preparazione atletica, tra cui un bellissimo ritiro su in valli, che non mi ricordo dove di preciso. E, ragazzi, è successo poi un fattaccio, cioè che io feci un incidente molto grave, in cui rischiai l'amputazione del piede. Poi si risolse tutto, riuscii a camminare, a correre, eccetera, ragazzi. Dopo ben probabilmente 6 o 7 mesi di gesso, sono rientrato in campo con una squadra inglese, vi ricordo, un amichevole, quindi già avevo paura di mettere il piede in campo, tra l'altro contro gli inglesi che picchiavano come le bestie. In realtà vincemmo tipo 3-4-0 e non successe niente. Queste sono un po' le immagini, ragazzi, di quando io ricevetti un premio, il premio di atleta dell'anno,
non sicuramente per le mie prestazioni calcistiche, ma perché appunto diciamo è stato un po' un gesto di solidarietà da parte dell'AC Brughiera nei miei confronti, visto che ragazzi me la sono vista veramente brutta. Qua invece c'è l'immagine del, cioè uno screen diciamo del sito del Brughiera che con scritto che tutta la società è vicina al nostro giocatore da Sorbera, purtroppo vittima di un brutto incidente stradale, auguriamo alla sua famiglia una pronta guarigione, a me, famiglia, vabbè. Un po' diciamo la situazione diciamo augurarmi appunto un in bocca al lupo per il mio futuro. Superato questo brutto momento in cui anche il mio ex allenatore delle note, ragazzi, in questo in giornale ha dedicato la vittoria con appunto la mia ex squadra a me, appunto, quindi dedichiamo il successo ad Ari Sabera, che ringrazio veramente, grazie a Bianchessi, che era il mio allenatore. Veramente, ragazzi, mi sentivo amato in quel momento perché avevo il reparto ospedaliero più visitato di tutti, avevo la mia vecchia squadra del San Damiano, la mia attuale squadra del Brughiero e la mia squadra delle Notre che tutti mi venivano a trovare, tutti i miei compagni delle superiori, visto che era il primo anno di superiori, e tutti i compagni delle medie, visto che li avevo appena salutati. Quindi, ragazzi, quelli dell'ospedale mi avevano detto in quel momento che non c'era mai stata nessuna persona così ricercata in quel reparto ospedaliero. Probabilmente, ragazzi, forse nella mia vita qualcosa di buono ho fatto e qualcosa ho lasciato, magari alle persone con le quali ho condiviso qualcosa. Superato questo brutto momento, ragazzi, ho proseguito la mia carriera a Brugherio, che la prima squadra milita in eccellenza, ma quando giocavo io probabilmente era in promozione, adesso non mi ricordo di preciso. Ragazzi, feci diversi anni, se non sbaglio, giocai all'incirca 4 anni, per poi, ragazzi, rompermi il cazzo dopo un campionato assurdo. Arrivati regionali A juniores, arrivati secondi a un pelo dalla vittoria, mannaggia. Dopodiché, ragazzi, decisi di andare via, mi ero rotto abbastanza il cazzo di fare delle cose. Poi giocavo poco, l'anno successivo, appena iniziato, giocavo poco, non so perché, probabilmente, non so, non andavo bene al mister. E allora decisi di andare via e di ritornare a San Damiano. Quindi, ragazzi, primo amore non si scorda mai. Tornai a San Damiano in prestito, però, perché il Brughiero, non so per quale motivo, non voleva ancora liberarsi di me. E quindi tornai là, feci un anno in prestito juniores. Anzi, meno di un anno perché andai via a gennaio, quindi 6 mesi in prestito juniores, dove feci anche 3 o 4 gol, quindi un bel campionato. Naturalmente la categoria era un po' più bassa, erano provinciali, non più regionali. Per poi approdare in prima squadra, dove fecimo un campionato assurdo in seconda categoria, vincemmo il campionato e salimmo in prima categoria. Festeggiamenti a C3. Faccio il mio esordio in prima categoria, faccio forse 3 o 4 partite subito da titolare, ragazzi. E poi, veramente, non so per quale motivo, mi è passata completamente la voglia di giocare. La cosa è cominciata a diventare abbastanza seria, impegnativa. Non ce la facevo più con l'università che avevo tra l'altro appena iniziato. Ragazzi, avevo 19 anni ed ero veramente, probabilmente stanco un po' di giocare. Forse ho fatto una brutta scelta quella di abbandonare, anche se qualche volta mi vedete magari su qualche campo di calcetto o gioco insieme ai miei amici. Però, ragazzi, quello che vi prende qua quando segnate un gol, cioè è indescrivibile farlo davanti al pubblico, ai vostri amici, ai vostri familiari, è veramente qualcosa di assurdo. Quindi questa, ragazzi, è stata, tra virgolette, la mia storia in breve della mia carriera calcistica. Fatemi sapere qua sotto nei commenti appunto quello che vi ho chiesto prima, lasciate un bel mi piace, ragazzi, mi raccomando, non mollate mai il calcio se veramente vi piace, è uno sport che vi appassiona. Non fate quello che ho fatto io, forse è il mio errore, ma magari in un futuro riprenderò, anche se comunque ho già 23 anni, non sono tanti, però dopo aver smesso da 2-3 anni non è facile riprendere, però chi lo sa. Ragazzi, vi saluto, grazie per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, un bel mi piace e vi saluto. Bella!